GF VIP, lettera fiume dei fan di Antonella Fiordelisi, perché ti abbiamo fatto uscire prima della finale? I fan di Antonella le scrivono e spiegano perché hanno deciso di non sostenerla nel televoto che le è costato l'eliminazione. The End, il percorso di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello VIP 7 si è concluso. Fatale il televoto culminato nel prime time in onda lunedì 20 marzo. I suoi fan, a un passo dalla finale, hanno deciso di non sostenerla. Anzi, di sostenerla ma in modo differente, non votandola come preferita. La stessa fanbase ha spiegato la decisione tramite una lettera aperta e indirizzata all'influencer salernitana. Sulla vicenda hanno pesato anche le parole di mamma Fiordelisi che ha espressamente chiesto di far uscire dal gioco la figlia. Ecco quindi che il televoto ha restituito un risultato alquanto sorprendente. Queste le percentuali relative ai preferiti: Jaele 48,2%, Nikita 24,7%, Milena Miconi 19% e Antonella 8,1%. La Fiordelisi è rimasta delusa in quanto non si aspettava un simile epilogo. Anche perché, al di là delle motivazioni date dalla sua fanbase, essere eliminati da un gioco lungo mesi ad un passo dal traguardo finale è una beffa. La lettera dei fan di Antonella Fiordelisi, siamo riusciti a riportarti a casa. Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa, scrive la fanbase dell'influencer. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo così. Ti abbiamo vista varcare la porta rossa bellissima e con quel sorriso che è stato impossibile non notare. Andavi incontro ad uno dei tuoi sogni, lo stavi realizzando, e ancora non sapevi quanto ti avrebbe cambiato la vita. E ancora, poi ti abbiamo vista attaccare per difesa, mostrando la tua corazza per nascondere le tue fragilità, quelle che non volevi dare in pasto a tutti. E ti abbiamo vista diffidente, piena di paure, di fronte alla nascita di un sentimento che non ti aspettavi, che non avevi previsto. E poi ti abbiamo vista innamorata, senza difese, libera da quella corazza, con tutte le fragilità e le insicurezze esposte. Ti abbiamo vista crescere sotto i nostri occhi, maturare, diventare una piccola grande donna, riuscendo a conservare sempre quella purezza e quella spontaneità della bimba che ci ha fatto innamorare tutti cantando Pippi Calzelunghe e sfoderando quelle mirabili frecciatine in latino. Non ti sei risparmiata in nulla, si legge sempre nella lettera, hai dato tutta te stessa, tutta la tua verità. Sei stata sensualità e passione, ma anche tenerezza e sofferenza. Ti abbiamo vista con abiti che mettevano in mostra tutta la tua bellezza e senza un filo di trucco, semplicissima, mentre trascorrevi i pomeriggi a fabbricare scacchiere con l'uomo che hai sempre definito perfetto. Ti abbiamo vista in tutte le tue sfumature, ti abbiamo capita e ti abbiamo amata, sempre. Sei stata l'assoluta protagonista di questo Grande Fratello VIP insieme ad Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all'ultimo secondo in nome degli ascolti. Critiche dure e faziose nei confronti del Grande Fratello VIP. La missiva ha proseguito non celando critiche nei confronti della gestione del gioco da parte dei vertici del reality show di Canale 5. Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta. Hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l'odio social nei tuoi confronti e dopo l'ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire basta. Secondo i fan, Antonella è stata una sorta di martire che ha dovuto sopportare tutto il peso delle dinamiche del programma.
Non solo, lei si sarebbe sacrificata a differenza dei comodini e dei raccomandati. Una lettura piuttosto faziosa della vicenda, ma tant'è. Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GF VIP e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di comodini e apostrofo raccomandati purtroppo è stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata. Così, dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti 2 settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami. Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione è stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione. Goditi l'amore di Edoardo Donna Maria. Ora che sei diventata grande e consapevole di ciò che provi, ora che hai avuto il meglio di quanto potevi avere da questa esperienza, ora che hai realizzato il tuo sogno. Ora che hai capito che in amore non vince chi gioca. Certo, gli autori cercano di incardinare determinate situazioni, ma non c'è alcuna costrizione. Insomma, Antonella ha fatto e disfatto, sicuramente nel bene e nel male ha creato interesse, ma affermare che abbia dovuto reggere tutte le dinamiche del reality, che tra l'altro ha creato lei, è piuttosto paradossale. Lo scorso anno Alex Belli era stato il mattatore della trasmissione. Però, a differenza di Antonella, mai si è messo a fare la vittima. Anzi, ad un certo punto, ha girato le carte in tavolo. E sì, stavo facendo TV e spettacolo.